Привет, sono Михаил e su questo canale studiamo il russo insieme. In questa sedicesima lezione del mio corso di russo base correggiamo i compiti assegnati nella lezione precedente e facciamo un po' di pratica di conversazione. Поехали! Il compito assegnato nella lezione precedente era trasformare questo dialogo informale in quello formale, invece con questo dialogo formale fare il contrario, cioè renderlo informale e alla fine raccontare questa interview in terza persona. Quindi vediamo, prima vi faccio risentire il primo dialogo. Bar, ristoran. Привет, меня зовут Маша, а тебя? Меня Коля. Очень приятно, Коля. Мне тоже. Ты бармен? Нет, я официант. А ты? Я тоже официантка. Bene, quindi ciao, mi chiamo Masha e tu? È informale, dobbiamo renderlo formale. Привет, ciao, non va bene, quindi possiamo dire salve, здравствуйте, oppure buongiorno, добрый день. Però se è prima di mezzogiorno dobbiamo dire «добре утро», letteralmente «buona mattina». Oppure quando è la sera dobbiamo dire «добрый вечер». «Добрый вечер». Teniamo «здравствуйте». «Здравствуйте». «Меня зовут Маша». «Mi chiamo Маша». «Маша» è l'abbreviato di «Maria», quindi se vogliamo parlare in modo formale non va bene «Маша». Dobbiamo fare come minimo il nome completo «Maria». E se è una persona russa, sicuramente ha anche il patronimico. Abbiamo detto che non è obbligatorio utilizzarlo nelle situazioni formali, già va bene così, меня зовут Maria. Però per dare ancora più tono formale, possiamo qui, ho messo parentesi, possiamo aggiungere qualsiasi patronimico, per esempio Maria Ivanovna o Maria Sergeevna. Andiamo avanti, e tu, non va bene e tu, dobbiamo fare e lei, e in russo noi diamo del voi, quindi e voi, a vas, però sempre all'accusativo, perché siamo all'interno della costruzione di chiamarsi. Chi non ha ancora scaricato questo schema con pronomi personali, andate a scaricarlo, è gratis. Oltre a questo schema in PDF troverete anche degli altri materiali per lo studio del russo. Eccolo, vi fa vas, come ti fa тебя e я fa меня, all'accusativo. Quindi, a vas e lei. Poi меня Коля, cioè io mi chiamo Коля, anche Коля come Маша è l'abbreviato di Николай, non va bene Коля nel discorso formale, quindi dobbiamo dire come minimo меня Николай o anche aggiungere un eventuale patronimico, Николай Сергеевич, Николай Иванович, Петрович, eccetera. Очень приятно, Коля, molto piacere, Коля, lo stesso qui, Коля, lo sostituiamo con Николай, con un patronimico eventualmente. Poi, мне тоже, anche a me, va benissimo. Ancora più elegante, vi ricordate, suona взаимно, altrettanto, letteralmente reciproco, взаимно. Poi, sei barista? Ti barman? Non va bene ti, ovviamente dobbiamo fare vi. Qua è nominativo perché è il soggetto. E poi risponde, no, sono un cameriere. E tu? Niet, я официант. A ti non va bene anche qua. Sostituiamo con vi. A vi e lei e voi. E qua lasciamo tutto com'era. Я тоже официантка. Anch'io sono una cameriera. Andiamo avanti al prossimo dialogo che è formale. Office director. Здравствуйте, вы Мария Михайловна? Да, это я. А как вас зовут? Николай Александрович, очень приятно. Взаимно. Вы директор? Нет, я не директор, я менеджер. Вот директор. Его зовут Максим Георгиевич. Adesso lo trasformiamo in quello informale. Quindi salve, lei è Maria Mikhailovna. Salve, questo è un salve dando del voi o del lei. Sappiamo, abbiamo detto che in russo esiste anche un salve quando si dà del tu. Basta togliere questo te e quindi diventa здравствуй. Questo è già informale. Ancora più informale sicuramente suona привет, ciao. Poi questo vi sicuramente lo sostituiamo con ti. Привет, ti Maria Mikhailovna? Allora, patronimico Mikhailovna suona strano in un discorso informale, quindi lo dobbiamo togliere. Va benissimo già dire
«Ti Maria?» «Sei Maria?» Oppure, per essere ancora più informali, possiamo dire quello nostro «Маша» che abbiamo tolto nel dialogo precedente. Quindi «Привет, ты Маша?» «Ciao, sei Маша?» «Sì, sono io, da это я». E come si chiama lei? Invece, come ti chiami tu? Dobbiamo fare «А как тебя зовут?» Николай Александрович, molto piacere, togliamo il patronimico, quindi come minimo Николай, o ancora più informale Коля, очень приятно, molto piacere. Взаимно, altrettanto, lei il direttore, вы sostituiamo con ты, ты директор, sei il direttore. E poi qua nella risposta non dobbiamo trasformare nulla. No, non sono il direttore, sono manager. Ecco il direttore, lui si chiama Максим Георгиевич. Beh, se vogliamo dimostrare di essere informali anche nei confronti del direttore, possiamo anche togliere il patronimico Георгиевич e rimane solo Максим. Bene, andiamo avanti. Avevamo questa intervista. Interview. Как вас зовут? Меня Кристина. Я Дима. Вы муж и жена? Нет, мы брат и сестра. А кто вы по профессии? Я архитектор. А я еще студентка. Спасибо. E dovevamo raccontarle in terza persona, cioè che cosa abbiamo saputo da questa intervista, che informazioni possiamo avere. Quindi come voi vi chiamate, io Cristina, io Dima, siete marito e moglie? No, siamo fratello e sorella. E chi siete di professione? Io sono un architetto, invece io sono ancora studentessa. Grazie. Quindi io farei così, per esempio. Их зовут Кристина и Дима. Loro si chiamano Cristina e Dima. Они брат и сестра. Loro sono fratello e sorella, cioè sono fratelli. Он архитектор, а она еще студентка. Lui è un architetto, invece lei è ancora una studentessa. Oppure possiamo dividere, qua abbiamo fatto loro si chiama, facciamo lui si chiama così, invece lei così. Allora, io зовут Кристина, а его Дима. Лей си кьяма Кристина, инвече луй Дима. Ква квеста линеетта си метте ин ассенца ин оммиссионе дел вербо завут. Пер нон рипетерло, меттямо квеста линеетта. Пой ква римане угуале. Оппуре посиамо анке фаре кози. Это брат и сестра. Квести соно ун фрателло и уна сорелла. E poi tutto il resto come prima. Oppure per rendere questo discorso ancora più articolato possiamo aggiungere questa frase paprafessi, di professione. Paprafessi, e qui ho voluto usare i loro nomi anziché lui e lei. Paprafessi Dima architektor, a Cristina еще студентка. Di professione Dima è un architetto, invece Cristina è ancora una studentessa. Ora inizia a parlare tu seguendo le istruzioni sotto e io ti rispondo. Привет, я Миша. Очень приятно. Я преподаватель русского языка. А кто ты по профессии? Ora invece inizio a parlare io e mi devi rispondere in modo adeguato, senza le istruzioni. Здравствуйте, я Михаил Георгиевич. А вы кто? Очень приятно. Я преподаватель русского языка. А вы? Bene, spero che queste piccole conversazioni siano andate bene per voi. Se non vi ricordate alcune frasi o parole, ritornate alle lezioni precedenti. E non dimenticate di scaricare i materiali gratuiti. Tutti i link li troverete sotto il video. Poi non dimenticate di dare un'occhiata ai miei corsi sul mio sito. E noi ci vediamo alla prossima lezione. Пока!